Un saluto e un benvenuto a tutti i partecipanti e un ringraziamento e un benvenuto ai nostri relatori e un ringraziamento particolare ad essi per la loro partecipazione con un intervento alla sessione 14 della Conferenza Nazionale di Statistica dal titolo I dati per definire e valutare le politiche. Direi che possiamo già cominciare con il primo relatore, il dottor Giuseppe Sindoni, direttore area gestione e integrazione dati Comune di Milano, che ci presenterà un intervento sui dati per le policy o le policy per i dati, quindi un intervento sull'importanza dei dati per le politiche, con una particolare attenzione al caso del Comune di Milano. Prego, dottor Sindoni, lascio a lei la parola. Grazie. Grazie per la presentazione. Allora, sì, la circonvoluzione del titolo sta a significare che quello di cui io parlerò è la strategia che il Comune di Milano già dal 2017 ha messo in atto per far sì che l'enorme quantità di dati, l'enorme patrimonio di dati che un'amministrazione comunale produce grazie a tutti gli interventi di digitalizzazione delle procedure e dei processi amministrativi che si stanno facendo oramai da qualche decennio, in modo che le decisioni, sia in merito alle policy, ma anche in merito a come mettere in atto le policy, anche in merito a come si riesce a individuare quali sono i punti di miglioramento dei processi amministrativi, queste decisioni vengano prese in maniera più informata possibile, quindi utilizzando appunto questo grande patrimonio di dati. Questi sono i principi ispiratori che io sto cercando di mettere in pratica insieme a un gruppo di circa 40 persone che costituiscono appunto l'area gestione e integrazione dati del Comune di Milano, che è un'esperienza organizzativa al momento unica nel panorama italiano. Quindi dicevo, sfruttare le enormi potenzialità del patrimonio dati comunale. Pensiamo non solo classicamente ai dati contenuti nel sistema di gestione dell'anagrafe, ma per esempio a quelli contenuti nel sistema di gestione delle procedure sanzionatorie per le infrazioni al codice della strada o al regolamento comunale, a tutti quei dati che vengono raccolti dai sistemi digitali per la richiesta di permessi di occupazione suolo, dati che possono poi in più essere anche georeferenziati per mettere in piedi dei sistemi di gestione delle cosiddette interferenze dell'occupazione suolo, quindi sistemi dove si riesce a sapere in tempo reale se c'è una porzione del suolo cittadino che è occupata da uno scavo piuttosto che da un evento, piuttosto che da un artista di strada che l'ha prenotata per la propria esibizione. E questo, diciamo, mettendolo a disposizione sia di chi vuole fare nuove prenotazioni, sia di chi invece vuole analizzare l'andamento di queste attività sul territorio comunale. Perché quindi si vogliono sfruttare, si vuole sfruttare questo patrimonio dati? Beh, fondamentalmente per aumentare l'efficienza dei processi, per fare delle attività di analisi, per tenere sotto costante monitoraggio i processi e per raccontare poi in alcuni casi anche l'operato dell'amministrazione attraverso i dati ai cittadini. In particolare, questo lo vedremo, lo facciamo attraverso gli open data che noi riusciamo a ricavare dall'aver messo a fattor comune tutti questi dati. E poi, diciamo, un prodotto collaterale, ma non meno importante, è che facendo queste operazioni di integrazione spesso si scoprono nuove sinergie tra i processi, tra i sistemi e tra le organizzazioni. Appunto, la possibilità, per esempio, di mettere a fattor comune tutti i dati sulle occupazioni di suolo pubblico permette di avere una gestione molto più efficiente del suolo stesso. Quindi, i dati per le policy e le policy per i dati. Che dati vengono utilizzati per definire le policy? Beh, allora, innanzitutto noi realizziamo dei cruscotti di monitoraggio dei processi dell'amministrazione, ma anche, diciamo, integrazione dati per effettuare delle operazioni di analisi avanzata. Quindi, per esempio, abbiamo messo sotto monitoraggio alcuni processi di trasformazione digitale, come per esempio gli sportelli unici, lo sportello unico delle attività produttive, lo sportello unico degli eventi.
ma anche l'utilizzo del sistema di pagamento PagoPA da parte dell'amministrazione, l'utilizzo di SPID da parte dei cittadini milanesi per accedere ai nostri servizi. E questo ci permette, per esempio, di capire se questi processi di digitalizzazione stanno andando bene, stanno andando male, dove ci sono dei punti di miglioramento. E così via, la stessa cosa per monitorare i servizi civici che vengono erogati alla cittadinanza, per esempio la richiesta dei certificati online, che a Milano già esiste, quella nazionale è partita proprio oggi, a Milano il fascicolo del cittadino con la possibilità di avere i certificati online esiste già da 4 anni e noi monitoriamo questo processo e per esempio in maniera molto molto interessante l'abbiamo potuto monitorare come durante il Covid, con il lockdown, l'utilizzo dei certificati online piuttosto che quelli da sportello è cresciuto al Comune di Milano dal 40 al 94% nel giro di un anno. Quindi un altro di quegli esempi in cui, come dire, delle effetti collaterali positivi del Covid, se così possiamo chiamarli. Sarebbe sempre stato meglio che non ci fosse stato, ma in effetti questi effetti collaterali positivi ci sono stati. Possiamo, per tutti quei dati che sono georeferenziabili, cioè attribuibili a un punto specifico o a un'area specifica del territorio, realizzare delle applicazioni di mappa a supporto delle decisioni e del controllo del territorio. In particolare, quello che una volta si chiamava il piano regolatore, adesso si chiama piano di governo del territorio di Milano, è interamente online, con 12 strati informativi relativi alle regole, ai servizi e a quant'altro compone il piano regolatore. Possiamo fare analisi degli spostamenti per politiche di viabilità. Questo, come si può immaginare, è stato particolarmente importante durante il momento in cui sia stata l'uscita dal primo lockdown e quindi comunque si doveva ottimizzare la mobilità in giro per la città per tenere per quanto scarichi possibili il trasporto pubblico locale e anche il traffico privato. E poi riusciamo a fare analisi di vari aspetti di impatto ambientale, sia della mobilità, ma sia di altri fattori come i consumi energetici, la presenza dei cosiddetti tetti rossi e tetti verdi in città, il consumo del suolo, le zone d'ombra, le zone di calore, e mettere tutto su mappa e aiutare i decisori politici su quelle che sono poi le strategie da mettere in atto, per esempio anche per la transizione ambientale. Fatto questo, detto tutto ciò, si decide che cosa si vuole, diciamo poi, che cosa ha senso comunicare alla cittadinanza. Ovviamente quasi tutto ha senso comunicare alla cittadinanza, ma bisogna trovare il modo giusto di comunicarlo per far sì che le informazioni siano comprensibili a tutti e non solo, diciamo, agli specialisti degli open data. Per cui abbiamo molte applicazioni che realizzano, per esempio, le normative sulla trasparenza. In particolare mi piace sempre citare il nostro Open Bilancio, che è un'applicazione di visualizzazione avanzata con metafora grafica dei dati del bilancio del comune, quindi delle spese e delle entrate, sia in termini previsionali che di consuntivo, e che è, diciamo, uno dei nostri fiori all'occhiello, perché è veramente comprensibile anche a un pubblico che non sia né specialistico dell'informatica né specialistico della contabilità, della pubblica amministrazione locale. E poi un'altra cosa, diciamo, molto importante, alla fine della sindacatura precedente, quella, diciamo, che è appena terminata con la rielezione di Sala, abbiamo pubblicato un rendiconto di mandato, quindi un insieme di più di 200 grafici, a ciascuno dei quali corrisponde un dataset open data, che danno un'idea di quello che è stato l'operato della giunta precedente nei vari aspetti in cui si è articolato il documento unico di programmazione delle attività che la giunta stessa avrebbe portato avanti. Abbiamo tutta una serie di applicazioni, sempre di visualizzazione avanzata, per rappresentare l'evolversi storico della città attraverso dati statistici. E poi, diciamo, in maniera un pochettino più tecnica e un po' più per specialisti, pubblichiamo anche alcuni tipi di dati in modalità linked open data, cioè in modalità che può essere fruita direttamente da altre applicazioni, senza bisogno dell'intervento umano per capire l'interpretazione da dare ai dati, quindi con la produzione di ontologie per spiegare la semantica dei dati e meccanismi automatici per interrogare questi dati da parte di applicazioni machine to machine. Quindi, per far sì, e qui veniamo alle policy per i dati, no? Perché per poter efficacemente utilizzare i dati per le policy bisogna anche avere delle policy per poter fare ciò. E quindi quello che ha deciso il Comune di Milano 4 anni fa è quello di costituire un'area
che incardina la tradizionale unità statistica, che a Milano si chiama unità servizi statistici, all'interno di una più vasta area dove sono presenti anche altre unità che esplicano attività di gestione e integrazione dati che possono essere sia funzionali a una maggiore, una più efficiente produzione e pubblicazione di dati statistici, ma che anche possa sfruttare, diciamo, le competenze e le prerogative dell'unità statistica per migliorare la qualità dei dati che vengono utilizzati per, appunto, per le policy. E quindi all'interno dell'area sono compresi anche il sistema informativo territoriale, e questo è molto importante perché, come potete capire, specialmente in operazioni come il censimento permanente della popolazione, avere a disposizione un servizio di georeferenziazione dell'informazione permette di mettere in atto le attività in maniera molto, molto più efficiente. Pensiamo all'assegnazione delle famiglie campione ai rilevatori, che può essere fatta in base alla distribuzione territoriale delle famiglie stesse all'interno della città, ma anche a quello che stiamo facendo adesso, per esempio, è la ridefinizione del campione di negozi per la rilevazione dei prezzi al consumo, in maniera che sia più uniformemente distribuita sul territorio cittadino. Di contro, il sistema informativo territoriale si avvale delle competenze della statistica per tutte quelle operazioni che possano richiedere, diciamo, delle operazioni delle attività di qualità dei dati. Va da sé che l'unità Open Data pubblica in formato open tutti quei dataset che vengono comunque pubblicati sul portale statistico, e quindi anche qui c'è, come dire, una sinergia strettissima. E di contro l'unità Open Data si sta occupando della ristrutturazione in senso di una maggior usabilità e di visualizzazioni grafiche più avanzate del portale statistico stesso. Ed infine, quella che è probabilmente l'unità più avanzata in termini, diciamo, di applicazione di tecniche e tecnologie avanzate alla realtà della pubblica amministrazione locale, che è quella Analytics e Data Science, dove sostanzialmente facciamo tutta una serie di operazioni che servono, come dire, al monitoraggio e alla reattività in tempo quasi reale rispetto alle policy e all'attuazione dei processi e delle procedure amministrative in base ai dati. Qui, ad esempio, abbiamo fatto delle attività di analisi avanzata dei dati per capire qual era la struttura e la natura delle code che si formavano agli uffici anagrafici. E queste analisi sono state finalizzate alla ristrutturazione del funzionamento degli sportelli anagrafici, finalizzata ad abbassare il tempo medio di permanenza delle persone all'interno degli uffici dell'anagrafe. Quindi ciò posto, questa nuova strategia organizzativa ha permesso la realizzazione di quella che noi chiamiamo la Milano Data Driven, cioè una Milano in cui si utilizzano veramente tutti i dati a disposizione, magari integrandoli anche con fonti esterne, per la definizione delle policy e l'efficientamento dei processi. Allora, un po', diciamo, una panoramica su quello che poi nel dettaglio fanno queste unità organizzative. Dicevo, l'Ufficio Comunale di Statistica, le classiche e tradizionali attività di supporto e di esecuzione del programma statistico nazionale, quindi le rilevazioni e i censimenti dell'Istat, la diffusione su scala locale dei dati statistici, ma anche il supporto alle altre divisioni del comune per tutti quelli che possono essere i fabbisogni e le necessità di dati statistici a supporto dell'azione amministrativa. Il sistema informativo territoriale sostanzialmente prende in input dati georeferenziabili da tutte, più o meno da tutte le divisioni del comune, perché, diciamo, per una pubblica amministrazione locale sono ben pochi i dati che vengono prodotti e gestiti che non siano georeferenziabili. C'è sempre un indirizzo preciso, se non addirittura coordinate geografiche. Quindi questi dati vengono dati in pasto a quelli che noi chiamiamo gli strumenti di intelligence territoriale o strumenti di intelligence geospaziale, sostanzialmente tramite i quali noi produciamo dei dati in output, che sono diciamo dei dati in output, facendo anche uso di fonti esterne, quindi ad esempio il geoportale di Regione Lombardia, piuttosto che vari database provenienti dalle pubbliche amministrazioni centrali. Sostanzialmente noi produciamo dei dati in output che possano essere di aiuto alla definizione delle politiche.
Qui mi piace citare un progetto che stiamo portando avanti proprio in questi mesi, che è quello di fare un incrocio tra l'analisi della domanda e l'analisi dell'offerta di servizi territoriali. E quando parlo di servizi territoriali, parlo proprio di servizi a 360 gradi, quindi non solo i servizi offerti dal comune, ma anche servizi offerti dai privati, fino alle esercizi commerciali di prossimità, servizi in termini di verde pubblico, cioè qualsiasi cosa che possa essere un servizio al cittadino. Noi andiamo a fare un'analisi di quelli che potrebbero essere i fabbisogni, e questa analisi viene fatta sostanzialmente in base alle caratteristiche socio-demografico-economiche della popolazione che insiste su un determinato territorio. Come unità territoriale di riferimento, noi prendiamo quello che a Milano si chiama il nucleo di identità locale, che in pratica sono 80, gli 88 quartieri di Milano. E che è anche una delle come dire, unità territoriali sotto comunali, al di sotto del livello comunale, che condividiamo ufficialmente con l'Istat per fare poi l'analisi dei dati censuari, ad esempio. Quindi noi quartiere per quartiere andiamo a fare l'analisi socio economico-demografica della popolazione, dall'altra parte facciamo un'analisi di quelli che sono i servizi attualmente offerti su quel territorio, dopodiché cerchiamo anche con l'aiuto di specialisti di valutazione di impatto delle politiche di costruire degli indicatori compositi che possano mettere insieme gli indicatori di domanda con gli indicatori di offerta per aiutare poi i decisori politici su quelli che saranno i servizi da mettere in atto, da offrire alla cittadinanza. Come dicevo, cittadinanza alla quale forniamo una grandissima quantità di dati in formato open. Il portale Open Data del Comune di Milano contava poco più di 400 dataset all'inizio del 2018, adesso sono più di 1.400, quindi abbiamo più che triplicato la quantità di dataset offerti. Abbiamo quelli che chiamiamo i progetti open, come dicevo, sono progetti di approfondimento specifico su alcune tematiche specifiche che noi offriamo in formato di visualizzazione avanzata, che poi, diciamo, in termini di pubblica amministrazione locale vuol dire semplicemente far vedere dei grafici che siano, come dire, ben fatti, ben formati e autoesplicativi, in maniera che chiunque possa comprenderli. Queste operazioni stanno riscuotendo grandissimo successo, specialmente presso le comunità open data, che adesso si stanno ponendo anch'esse il tema di rendere i dati comprensibili anche a chi non abbia delle competenze specialistiche. Come dicevo, stiamo andando anche molto avanti sul fronte dei linked open data, e quindi, diciamo, in questo modo cerchiamo di stare in contatto con la cittadinanza anche dal punto di vista dell'offerta informativa. Ultima, ma forse anche, diciamo, più interessante in questo momento, è l'unità Analytics Data Science. Perché? Perché allora, sostanzialmente sta sviluppando la piattaforma tecnologica che permette la realizzazione di tutto ciò di cui ho parlato fino adesso, quindi che permette la raccolta dei dati dalle fonti, quindi dai sistemi di digitalizzazione, dai database, di sistemi di digitalizzazione, e il fluire di questi dati nella piattaforma centralizzata, che in termini, diciamo, tecnici si chiama Data Lake, e poi all'interno del Data Lake la possibilità di anonimizzare i dati, perché ovviamente nel momento in cui andiamo poi a fare le operazioni di integrazione di fonti diverse, e questo lo si sa bene all'Istat, intervengono tutta una serie di questioni per essere compliant con il GDPR e con la normativa nazionale in termini di riservatezza. E quindi, cioè, quindi il tema dell'anonimizzazione è molto sentito, e quindi abbiamo questa piattaforma che permette allo stesso tempo di anonimizzare e integrare i dati, mantenendo tutte le proprietà statistiche dei dati alla fonte. Ed è proprio per questo che poi questa unità è quella che collabora in modo più stretto con il Data Protection Officer del Comune, per far sì appunto che tutto quello che facciamo sia fatto a norma di legge. Poi, diciamo, con i dati che riusciamo a far convogliare nella piattaforma centrale, facciamo i cosiddetti Analytics on Demand. L'operazione di incrocio di dati fra domanda e offerta di servizi è un esempio. L'esempio che facevo prima è anche quello dell'analisi delle code agli sportelli anagrafici. Facciamo molte, molte operazioni di questo tipo per cercare di capire dove possono essere,
dei punti di miglioramento dei processi amministrativi dell'amministrazione. Quindi, concludendo, se si vogliono usare i dati per le policy, è necessario avere delle policy per i dati, cioè avere delle policy che siano principalmente organizzative per far sì che tutta l'amministrazione partecipi a quella che poi per noi diventa la data governance, quindi tutto quell'insieme di regole che qualche volta vengono anche codificate all'interno di delibere e determine comunali, che fanno sì che il dato possa fluire dalle fonti originarie fino ai sistemi di produzione di business intelligence, analytics, intelligenza geografica, open data e, ancora più importante nel nostro contesto, dati statistici al servizio della cittadinanza. Grazie per l'attenzione. Restituisco la linea alla professoressa Bini. Grazie dottor Sindoni, grazie per il suo interessante intervento. Io, se mi permettete, prima di passare al secondo relatore, mi farebbe piacere condividere alcune riflessioni che mi sono venute nell'ascoltare l'intervento del collega Sindoni. Innanzitutto si parla di patrimonio di dati, quindi finalmente si è capito, si capisce che è molto importante per studiare fenomeni a tutto tondo e per prendere decisioni e per quindi intraprendere delle azioni, delle politiche soprattutto nell'ambito, se pensiamo per esempio ai servizi pubblici, è importante muoversi attraverso il dato. Il dato è quello strumento mediante il quale ci consente di conoscere approfonditamente la realtà. Lei parlava, dottor Sindoni, di sfruttamento del patrimonio, dei dati, più che sfruttamento del massimo utilizzo, perché forse sfruttamento è una parola che, insomma, sembra quasi un po' brutta, no? Quindi forse potremmo dire l'uso appropriato il miglior uso del patrimonio dati che un comune può avere a disposizione, e aggiungerei anche la sinergia, perché dal vostro progetto, che è un progetto molto grande, io intravedo un qualcosa di molto articolato, che intende proprio diramarsi fino al pubblico, insomma al cittadino, è quello proprio di creare delle sinergie tra dati che altrimenti rimarrebbero dentro a compartimenti stagni, quindi anche questo è importante. Poi ho visto che è legato questo progetto a quelle che sono le politiche proprio del comune. A quanto capisco stanno dentro anche a un documento unico di programmazione, quindi il comune intende rendere partecipe al massimo il cittadino, quindi si parla di open data, si potrebbe parlare anche di open results e di commistione di aree diverse che non sono soltanto le statistiche, quindi lo vedo come un progetto molto ambizioso e speriamo che insomma vada tutto per il meglio e che possa essere un pilota anche per tutti gli altri comuni d'Italia. Si parla di analytics, data science e anche la attenzione, perché questa è una cosa importante per i comuni, per chi fa politiche pubbliche, è anche quello di non soltanto mettere a disposizione dei dati all'utenza, ma anche quella di saperlo trasmettere in un certo modo, no? Cioè aiutare l'utenza anche a saper leggere quei dati, perché non tutti sanno usare il dato, sanno comprendere quello che è l'informazione che il dato nasconde dietro sé. Grazie di nuovo per il suo intervento. Direi che possiamo passare al secondo intervento. Il secondo speaker è la professoressa Laureti. La professoressa Laureti che è professore ordinario di statistica economica presso l'Università degli Studi della Tuscia, è anche direttore del Dipartimento DEIM, presenta un lavoro sulla stima a livello locale degli indici dei prezzi al consumo utilizzando nuove fonti. Prego, professoressa, a lei la parola. Grazie.
Grazie Matilde, in effetti come hai anticipato l'obiettivo del mio intervento è quello di illustrare come le nuove fonti di dati possono essere utilizzate per costruire degli indici spaziali dei prezzi al consumo anche a livello locale dettagliato. E in questo mio intervento focalizzerò in particolare l'attenzione sui risultati che sono stati ottenuti nel contesto di un progetto dell'Istat, del nostro Istituto Nazionale di Statistica, e anche in un recente progetto che ho avviato all'Università degli Studi della Tuscia, che mira invece alla raccolta dei dati da Scrabble, dai siti internet. Come sapete, i big data, in particolare gli scanner e web scraping, sono entrati recentemente a far parte del processo di produzione corrente della misura dell'inflazione degli indici dei prezzi al consumo in quasi tutti i paesi europei, ma sono ancora scarsamente utilizzati per la costruzione degli indici spaziali dei prezzi. Ma cosa sono questi indici spaziali? Sono degli indici che misurano le comparazioni dei prezzi tra paesi o tra regioni all'interno di un stesso paese in un dato momento temporale. E in sostanza analizzano la relazione che esiste tra il livello dei prezzi e la parità del potere di acquisto. E sono essenziali per effettuare un confronto in termini reali del benessere delle famiglie, sia tra paesi e all'interno del paese. Tra paesi a livello internazionale gli indici spaziali sono ormai utilizzati da tempo, sono noti come Purchasing Power Parities, sono il risultato di un progetto statistico che è il più grande al mondo attualmente, coordinato dalla Banca Mondiale e in collaborazione con l'OECD e Eurostat, ed esprimono in sostanza il numero di unità monetarie che sono necessarie per acquistare in un contesto B la stessa quantità di beni e servizi acquistabili con un'unità di moneta nel contesto territoriale A. Sono utilizzati per molteplici finalità, primo fra tutti la misura della povertà, il ranking in termini reali dell'economia dei diversi paesi e anche a fini amministrativi, ad esempio per l'allocazione dei fondi a livello europeo. L'importanza di questi indicatori è anche nota ormai all'interno di uno stesso paese, tra aree diverse, sia in paesi di grandi dimensioni, ma anche in paesi di più piccole dimensioni caratterizzati da differenziali economici e situazioni socio-economiche molto diverse, come il nostro paese, ad esempio, come l'Italia. Questo per consentire una lettura più accurata delle disuguaglianze e delle condizioni di vita delle famiglie. Quindi in letteratura si sono susseguiti diversi studi, sia a livello di ricerca che a livello ufficiale. A livello ufficiale, in realtà, solo gli Stati Uniti pubblicano regolarmente le parità del potere d'acquisto, ma la pubblicazione, diciamo, lo stimolo a procedere alla costruzione di questi indicatori viene anche da una recente pubblicazione da parte della Banca Mondiale, dell'International Comparison Program, di un handbook che fornisce la guida per la costruzione. In questo volume sono felice di dire che c'è il contributo dell'Italia, uno dei pochi selezionati, dei paesi selezionati, a opera di Federico Polidoro dell'Istituto Nazionale di Statistica e mio, che è il risultato degli studi che abbiamo fatto sugli scanner data. Perché è importante in Italia comparare i prezzi a livello territoriale? Perché, come sappiamo, l'Italia è caratterizzata da questo dualismo economico che si vede in maniera molto netta nella distribuzione, del reddito. E ovviamente accanto a questa diversa distribuzione del reddito nominale, diciamo così, sarebbe interessante comprendere quali siano i livelli di prezzi, proprio per aggiustare in qualche modo le differenze, che troviamo a livello regionale. In effetti l'Italia, attraverso l'Istituto Nazionale di Statistica, ha condotto già due sperimentazioni, sia nel 2008 che nel 2010, inizialmente su un numero limitato di divisioni di spesa del COICOP e poi considerando tutto il paniere. Ma le sperimentazioni si sono interrotte perché? Perché il problema cruciale nella stima delle parità regionali del potere d'acquisto è la disponibilità di dati idonei a tal fine, dati che devono soddisfare essenzialmente due principi, quello della comparabilità e della rappresentatività. Cosa significa? Comparabilità, dobbiamo nel confronto
tra due contesti territoriali individuare lo stesso identico prodotto, in modo tale da non includere nel confronto dei prezzi anche differenze di qualità dei prodotti. E poi la rappresentatività, dobbiamo scegliere dei prodotti che siano rappresentativi del consumo del contesto territoriale, della regione, della provincia che stiamo analizzando. Quindi è chiaro che la novità rappresentata dalle nuove fonti di dati, gli scanner e il web scraping hanno aperto nuovi scenari, nuove possibilità per la costruzione di questi indicatori. E l'Istat si è lanciata nella possibilità, in questa esplorazione delle nuove fonti. I vantaggi che ne derivano sono innanzitutto una disponibilità di informazioni granulari a livello di singolo GTIN, cioè che il vecchio EAN, il codice a barra attraverso il quale il prodotto viene scansionato nei supermercati. Poi abbiamo informazioni sul fatturato, sulle qualità vendute, con una copertura che è molto granulare a livello territoriale. Ovviamente ci sono dei limiti, innanzitutto una copertura parziale delle categorie merceologiche, gli scanner coprono per lo più i prodotti cosiddetti grocery, ma si stanno estendendo anche altre tipologie, ma soprattutto anche quella dei canali distributivi, cioè non tutti gli acquisti delle famiglie italiane avvengono nella grande distribuzione organizzata, ma abbiamo, come sappiamo, i canali tradizionali, i mercati e quant'altro. Quindi gli scanner costituiscono una fonte importante insieme ai web, sono stati studiati in letteratura a livello ufficiale e sono utilizzati da paesi per costruire le parità internazionali di cui vi dicevo prima dalla ICP, dalla Banca Mondiale, ma sono stati utilizzati anche in altri paesi, c'è un esperimento in Francia, ma l'Italia devo dire che è il paese che sta sperimentando in modo più intenso l'utilizzo di questi dati con varie pubblicazioni, come vedete, in collaborazione con i colleghi dell'Istat. L'Istat non ha solo ha un progetto più ampio che non riguarda solo l'utilizzo degli scan sul quale io appunto ho lavorato fino ad ora in maniera molto dettagliata, ma un approccio che riguarda un utilizzo di più fonti, proprio perché, come vi dicevo, lo scanner copre non tutte le categorie merceologiche che consumiamo e non tutti i canali distributivi. Quindi l'Istat sta adottando questo approccio chiamato multifonte, che accanto agli scanner, a internet, alle fonti amministrative, utilizza i dati mensilmente raccolti per la costruzione degli indici per la misurazione dell'inflazione, quelli per i quali non abbiamo i problemi di comparabilità, ma la novità è anche una rilevazione tradizionale sviluppata ad hoc nel territorio, coinvolgendo gli uffici comunali di statistica dei capoluoghi di regione, che questa rilevazione è agganciata ai cicli di indagine che vengono svolti per raccogliere i dati per la costruzione delle parità internazionali dei poteri d'acquisto, secondo un ciclo che è dettato proprio dal tipo di categoria merceologica che deve essere raccolto. Ovviamente è un progetto molto ambizioso, le sfide sono tante a livello metodologico per l'unione di queste diverse fonti, l'individuazione della metodologia più idonea, ma diciamo l'obiettivo è quello di produrre delle stime sperimentali delle parità per tutto il paniere, diciamo, entro la fine del 2022. E questo è importante perché l'Istat in questo modo va a colmare un gap informativo che è stato più volte sottolineato dagli stakeholders. Allora, giusto per darvi un'idea di quello che può uscire fuori, diciamo così, dall'uso delle nuove fonti, vi illustro innanzitutto le sperimentazioni che sono state ottenute all'interno del progetto dell'Istat e poi anche con un progetto Maxwell, in cui ovviamente era coinvolto anche Istat, e infine un breve cenno ai primi risultati ottenuti dal progetto proprio dell'Università della Tuscia, che utilizza solo online data. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo degli scanner, con gli Istat abbiamo utilizzato i dati che vengono raccolti dal 2014, attualmente quelli utilizzati nella sperimentazione che vi mostrerò riguardano
l'anno 2017 sono i dati che erano stati utilizzati per il calcolo dell'inflazione. E questi dati sono ottenuti attraverso un campionamento casuale stratificato dall'universo dei retailer esistenti in Italia. Vengono estratti quasi 1781 negozi che appartengono alle catene più importanti di distribuzione. Sono stratificati, la stratificazione del campione avviene per provincia, catena distributiva e tipo di negozio. I prodotti all'interno del negozio vengono però selezionati secondo un cut-off, cioè fino al raggiungimento di una percentuale di fatturato. Nell'altro progetto che abbiamo portato avanti insieme ad altri atenei nel contesto di Maxwell, abbiamo invece utilizzato tutti i prodotti senza nessun tipo di cut-off e ci siamo riferiti all'anno 2018. La metodologia è complessa, non ho il tempo per illustrarla nel dettaglio, ma se ci saranno domande avrò piacere di rispondere. Ovviamente ci sono delle difficoltà da risolvere dall'identificazione del prodotto, cioè quale prodotto andiamo a prendere. Quella più granulare è proprio prendere il livello più disaggregato possibile, il GDIM. Noi ovviamente ci siamo ispirati a ciò che veniva utilizzato a livello internazionale e quindi anche per la stima degli indici vengono eseguite due step. Nel primo step si calcola un indice a livello di gruppo di prodotto che si chiama basic heading e poi questi gruppi, gli indici per gruppi di prodotto sono aggregati per aggregazioni via via più elevate e noi abbiamo calcolato gli indici per i prodotti alimentari e non alimentari. Abbiamo applicato diverse metodologie, ma quella che risulta, che abbiamo selezionato come migliore è il modello pesato, il Weighted Regional Product Dummy, che è un modello utilizzato a livello internazionale, non pesato. Qui possiamo utilizzare i pesi perché ce l'abbiamo dagli scan e sono espressi dalle spese relative, cioè l'expenditure share, per ogni tipo di item, diciamo, individuo, prodotto individuale sul totale. Il passaggio successivo è quello di aggregare questi risultati. Anche qui abbiamo utilizzato la metodologia applicata da Eurostat, che consiste nella tecnica GECS basata sugli indici Fisher, che poi vengono standardizzati per esprimere gli indici rispetto all'Italia uguale a 100. Ecco dei risultati. Qui avete due cartogrammi che rappresentano gli indici spaziali per l'Italia sui prodotti alimentari e non alimentari derivanti, mi raccomando, dagli scanner data, non da tutti i prodotti che consumiamo. Ecco, cosa si può dire? Innanzitutto sì, in generale vediamo un livello dei prezzi più bassi al sud, ma c'è anche un'elevata, una certa variabilità. Emerge con chiarezza il caso della Toscana, che ha una parità, un indice spaziale più basso, quindi un livello dei prezzi più basso rispetto all'Italia fatto uguale 100, infatti al 96 per gli alimentari e 95 addirittura per i non alimentari. Ma questo dipende fortemente, come ho detto prima, dal canale distributivo, dalla granularità, dall'abitudine di consumo delle popolazioni che si rivolgono per i propri acquisti ad un canale piuttosto che a un altro. Questa immagine che abbiamo visto con il cartogramma è il risultato, come vi accennavo prima, di un'aggregazione di calcoli a livello di gruppi di prodotto. E se scendiamo nel dettaglio, per esempio, per la pasta troviamo invece questo dualismo nord-sud, anche sebbene con qualche eccezione, dove possiamo vedere che le regioni del sud hanno in media dei livelli di prezzo molto più bassi rispetto a quelli del nord. Questi risultati invece derivano dal progetto Maxwell. Qui abbiamo tentato una stima a livello provinciale, non tagliando i prodotti, non utilizzando un cut-off, quindi prendendo tutti i prodotti esistenti nello scanner, sempre secondo il principio della comparabilità. Ovviamente qui dovrebbero essere fatti, vengono fatte un'analisi dei grafi per vedere il livello di connessione che esistono per confrontare i prodotti in numero ragionevole e affidabile, per ottenere indici affidabili. Anche qui vi ho portato l'esempio di due prodotti, del caffè e della pasta. Mentre nel caffè notiamo una certa eterogeneità su tutto il territorio, nella pasta vediamo un po' più questo dualismo, soprattutto nella regione della Puglia e della Basilicata, con prezzi notevolmente più bassi.
A livello aggregato la situazione è simile a quella ottenuta con gli scanner dell'anno 2017, più eterogenea il livello dei prezzi nel caso dei prodotti non alimentari, quindi tutto ciò che nei supermercati è venduto che riguarda la cura della persona, l'igiene della casa e quant'altro. Brevemente, i risultati di questo progetto che stiamo portando avanti anche nel contesto di un dottorato di ricerca, è un progetto dell'Università degli Studi della Tuscia. Stiamo raccogliendo informazioni ormai da diversi mesi su oltre 460 supermercati localizzati in 19 regioni. La granularità non è così dettagliata come quella degli scanner, ma stiamo cercando di spingerla a un livello più fine. Qui vi mostrerò i risultati, per lo più, ad esempio, solo per darvi un'idea della pasta. Vedete, dobbiamo sempre avere queste matrici di connessione per comprendere se stiamo confrontando gli stessi prodotti. E abbiamo selezionato dei prodotti unici, nel senso che anche qui, non sempre facendo un web scraping, quindi sul sito del retail, si riesce ad identificare il GTIN che ci assicura che il prodotto sia lo stesso identico. Ma noi l'abbiamo fatto, abbiamo preso gli stessi identici prodotti. Qui ci sono dei risultati calcolati solo su alcuni giorni, e stiamo però effettuando le elaborazioni considerando anche delle medie mensili, ciò per evitare che vengano diciamo catturate anche delle promozioni che possono esserci se prendiamo un arco temporale di riferimento troppo breve. Vedete che l'immagine che si ottiene per la pasta è fortemente abbastanza chiara, quindi abbiamo un livello dei prezzi molto più basso al sud e qualche eccezione nel nord, ma sostanzialmente un livello dei prezzi più elevato nelle regioni del centro e nord Italia rispetto a quelli del sud. Quindi questi risultati sono molto promettenti e ci spingono ad andare avanti. Qui il problema principale dei dati da web è che non abbiamo i pesi, purtroppo, perché possiamo catturare solo il prezzo del prodotto. Sappiamo che il prezzo è simile a quello venduto nello scanner, ma non abbiamo accanto la quantità venduta. Ci sono vari studi, perché sono utilizzati a livello europeo in diversi paesi, per cercare di recuperare e stimare i pesi dei singoli prodotti, ma i risultati che sono ottenuti fino ad ora, sinceramente, non sono incoraggianti. Quindi qua abbiamo questo problema. Mi avvio alle conclusioni perché il tempo a mia disposizione sta per scadere. Quello che vorrei, diciamo, evidenziare come risultato fondamentale è che le nuove fonti possono veramente aprire la strada a un calcolo continuo e quindi diciamo che può essere annuale, ma comunque periodico, che entra nella produzione corrente delle parità. Del potere d'acquisto degli indici spaziali, ma per coprire tutto l'intero paniere dei prodotti devono essere utilizzate altre fonti, e questo è il progetto dell'Istat, che è fondamentale, come vi dicevo, per colmare questo gap informativo ormai richiesto da tempo e per analizzare in modo più adeguato le disuguaglianze che a me sappiamo caratterizzano il nostro paese. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e per il tempo che mi avete concesso. Grazie. Bene, grazie professoressa, grazie del suo intervento, molto importante, molto utile in quanto sappiamo che a livello locale diciamo, riusciamo a utilizzare, possiamo arrivare, ecco, diciamo, a misurare gli indici dei prezzi al consumo anche a un livello veramente molto, molto disaggregato e l'importanza è anche quella proprio di utilizzare delle nuove fonti informative. Passerei al terzo speaker, il terzo intervento che è della dottoressa Martina Bazzoli, la dottoressa Martina Bazzoli che è ricercatrice presso l'FBK IRVAP, ci presenterà un modello di microsimulazione Euromod e gli effetti redistributivi dell'evasione fiscale in Italia. Prego, dottoressa Bazzoli, a lei lascio la parola. Grazie.
Salve a tutti, grazie per l'invito e per questa presentazione. Come detto, nel mio intervento parlerò del modello di approssimazione Euromod e di una sua applicazione per la stima degli effetti dell'evasione fiscale in Italia. Ok. E allora, partiamo con cos'è un modello di microsimulazione. È un modello per l'analisi delle politiche tax benefit. I modelli di microsimulazione consentono di simulare possibili riforme, ipotetiche o programmate, stimare gli effetti di queste politiche, di politiche fiscali sul rischio di povertà, disuguaglianza e di stimare il costo per le finanze pubbliche. In Italia abbiamo tantissimi modelli di microsimulazione. Questa tabella viene da un paper del 2017, quindi non è molto aggiornata, ma dà un'idea di quanti modelli ci sono in Italia. E, alcuni di questi non sono più in uso, non vengono più aggiornati, la maggior parte sono autofinanziati, quindi non ricevono un finanziamento, e tutti, a parte Euromod, non sono accessibili su richiesta, quindi sono utilizzati solo dagli sviluppatori. Euromod è il modello utilizzato dalla Commissione europea, è stato sviluppato dall'AISER, un istituto di ricerca di Essex, e ora è gestito dal JRC, che è l'istituto di ricerca della Commissione europea. Questo modello simula la situazione fiscale dei 27 paesi dell'Unione Europea più la Gran Bretagna, ma in un'unica struttura. È un modello statico che però può essere integrato con modelli dinamici, comportamentali e macro, e tutte le estensioni esistenti sono presenti a questo link. Euromod è disponibile senza costi per fini di ricerca, quindi chiunque può farne richiesta sul sito di Euromod. E dal 2021 è anche open source. È aggiornato regolarmente ogni anno, è altamente flessibile, documentato, validato e trasparente, tutte le informazioni sono presenti nel sito, nel programma Euromod. Usa uno specifico linguaggio utilizzato dai programmatori, ma un'interfaccia grafica per l'utilizzatore finale, che permette quindi l'utilizzo di Euromod anche per persone che non hanno, diciamo, nessuna conoscenza informatica. È rispettato dalla comunità accademica perché è usato in moltissimi articoli scientifici e è presente esiste una collana, diciamo, di working paper dedicata a Euromod. Il modello appunto è abbastanza facile da utilizzare e per questo motivo l'infrastruttura è usata per costruire modelli in tutto il mondo. Questi sono i modelli che esistono al momento. Ho evidenziato due modelli fatti su regioni italiane, Ligurmod e Tremod. Tremod è sviluppato dal mio istituto e è il modello per la provincia autonoma di Trento. Veniamo al modulo Italia, utilizza i dati ZILC, l'ultimo dato disponibile è del 2019, e simula i sistemi fiscali dal 2005 al 2021 per ogni anno. È validato, documentato e tutte le informazioni sono presenti sul sito di Euromod. Ho detto che è un modello semplice da usare, mi piace far vedere velocemente com'è, diciamo, il modello. Questa è la prima, è l'interfaccia quando si apre, diciamo, il modello. Ogni bandierina corrisponde a un paese europeo. Se si clicca, per esempio, su quella dell'Italia, ogni riga corrisponde alle politiche simulate e in questo caso ci sono gli anni fiscali dal 2017 al 2019. Questa, per esempio, è il bonus bebè di un paio d'anni fa. Il bonus dava 80 euro per le famiglie che avevano ISEE inferiore a 25.000 euro. Si può vedere che si individua facilmente dove è la soglia ISEE 25.000 e dov'è il bonus di 80 euro al mese, e queste due soglie possono essere facilmente modificate e si può simulare appunto il sistema fiscale con il bonus modificato o eliminando il bonus facendo switch off nella prima riga.
Inoltre, il Center for Microsimulation and Policy Analysis ha sviluppato un'interfaccia web che può essere personalizzata su richiesta. A questo sito si trova l'Italia del 2020, si può selezionare ad esempio i benefits, selezionare il bonus bebè sempre in questo caso, e dove c'è 80 cambiare la cifra. Ho messo 200 per fare una prova, si schiaccia Run Simulation e si hanno tutti i risultati di confronto dell'Italia riformata, diciamo, rispetto alla baseline. Questo, diciamo, solo per mostrare che è effettivamente un modello facile da utilizzare. Nella seconda parte del mio intervento riporterò un esempio di utilizzo di Eurobond per stimare gli effetti dell'evasione fiscale. All'interno di questo paper che ho scritto con Paolo Di Caro, Francesco Figari, Carlo Fiori e Marco Manzo, nasce questo paper da una collaborazione tra il MEF, FBK-IRVAP, l'Università di Milano e l'Università dell'Insubria. E all'interno di questo paper c'è una prima applicazione in Italia dell'Expenditure-Based Method per stimare l'evasione fiscale. È un metodo introdotto da Pissarida e Weber nell'89. E alla base di questo metodo c'è l'assunzione che la spesa per cibo dichiarata dagli individui è accurata e il reddito dichiarato dai lavoratori dipendenti è accurato. L'idea è quindi quella che se due individui dichiarano la stessa spesa per cibo in assenza di evasione fiscale dovrebbero dichiarare anche lo stesso reddito, sia che siano lavoratori dipendenti che siano autonomi. Se il reddito è diverso, significa che c'è dell'evasione fiscale. I dati utilizzati sono quelli dell'indagine sui consumi delle famiglie del 2013, le dichiarazioni dei redditi, modello 730, 770 e unico, con l'aggiunta di alcune informazioni sul patrimonio immobiliare e mobiliare. Il linkage tra questi dataset è stato effettuato al MEF e i dati sono sempre stati analizzati al MEF. È stato quindi costruito un archivio molto innovativo per l'Italia. I risultati principali, si è stimato che i lavoratori autonomi non riportano circa il 30% del loro reddito, il dato è in linea con le precedenti stime in Italia effettuate con altri metodi. Queste stime sono simili anche a ciò che è stato trovato negli Stati Uniti e anche in Gran Bretagna, anche se la stima italiana è leggermente più alta. Guardando alle eterogeneità, abbiamo visto che evadono di più i liberi professionisti laureati e gli imprenditori con basso titolo di studio. Da questi risultati, quindi, andiamo a vedere gli effetti di bilancio redistributivi dell'evasione fiscale utilizzando Euromod. Impostiamo quindi tre scenari. Nel primo non c'è evasione, i lavoratori autonomi hanno solo il reddito che hanno dichiarato in dichiarazione dei redditi. Il secondo scenario è quello, diciamo, reale, cioè i lavoratori autonomi hanno sia il reddito dichiarato sia quello non dichiarato. Nel terzo scenario non c'è evasione, ipotizziamo che i lavoratori autonomi dichiarino tutto il loro reddito. Quindi impostiamo questi tre scenari su Euromod. La prima cosa che possiamo vedere sono gli effetti di bilancio. Allora vediamo, rispetto al primo scenario, che è quello in cui gli autonomi hanno solo il reddito dichiarato, vediamo che il reddito disponibile è il 10% più alto nello scenario reale, in cui c'è evasione, e invece leggermente più alto nello scenario in cui si ipotizza che gli autonomi dichiarino tutto il loro reddito, perché ovviamente pagheranno le tasse su quello reddito. Guardando ai valori assoluti possiamo quindi dire che lo Stato, diciamo, perde in un anno 23 miliardi di IRPEF, che è il 14% dell'IRPEF totale, e l'8,6 miliardi di contributi previdenziali, che è il 39% dei contributi totali. Quindi parliamo comunque
di cifre molto alte. In questa tabella vediamo l'aliquota media per decili di reddito equivalente, per cui nella prima colonna vediamo le aliquote che la popolazione paga attualmente, diciamo, considerando il reddito dichiarato. Invece nel terzo scenario, in cui si ipotizza che gli autonomi dichiarino tutto il loro reddito, le aliquote ovviamente salgono perché dichiarano un reddito maggiore. Vediamo che le aliquote sono più alte per tutti i decili, ma sono più alte soprattutto per gli ultimi decili, in particolare nel decimo l'aliquota è quasi doppia. Andiamo ora a vedere l'indice di Gini. Vediamo che se consideriamo solo l'indice di Gini, considerando solo il reddito dichiarato, diciamo sottostimiamo abbastanza la disuguaglianza. Se invece consideriamo la situazione attuale, la disuguaglianza diciamo è massima rispetto ai tre scenari. Se invece gli autonomi dichiarassero tutto il loro reddito, ci troveremmo in una situazione intermedia. Le differenze non sono tantissime, ma sappiamo che l'indice di Gini non si muove molto facilmente, quindi in realtà le differenze sono significative. In questo grafico vediamo la proporzione di entrate perse dallo Stato per decili di reddito equivalente e vediamo che quasi l'80% dell'IRPEF perso, diciamo, delle tasse non pagate, sono ascrivibili al decimo decile. Quindi, diciamo, gli evasori maggiori, o comunque quelli che ci guadagnano maggiormente dal non dichiarare una parte del loro reddito, sono comunque le persone del decile più alto. In questo ultimo grafico confrontiamo il reddito disponibile con lo scenario in cui gli individui dichiarano il loro reddito da lavoratore autonomo e vediamo che nella situazione attuale in cui c'è una parte di evasione, il reddito disponibile è molto più alto per ogni decile, ma in particolare nel decimo decile è circa il 25% più alto. In conclusione, i modelli di microsimulazione sono strumenti importanti per la ricerca e fondamentali per l'analisi di politiche. Euromod è il modello di microsimulazione utilizzato dalla Commissione europea, è liberamente accessibile per fini di ricerca, regolarmente aggiornato, facile da utilizzare e ampiamente documentato. Permette di stimare i costi di una politica e i suoi effetti redistributivi. Nell'esempio che abbiamo riportato, in cui si presentano gli effetti dell'evasione fiscale, Euromod ci permette di stimare la perdita in tasse, 23 miliardi di euro in un anno, dimostrare come l'80% dell'IRPEF perso viene dal decimo decile di reddito equivalente e dimostrare come la disuguaglianza misurata dall'indice di Gini sia più alta in presenza di evasione fiscale. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie dottoressa Bazzoli, grazie del suo intervento che è un lavoro molto interessante in collaborazione con anche altri autori, professori, insomma, che studiano queste tematiche sull'evasione fiscale. Quindi qui ci ha dato, diciamo, un excursus anche abbastanza sintetico, in quanto questo modello di Euromod è sicuramente un modello più complesso di quanto possiamo immaginare, però consente di fare delle valutazioni, anche delle valutazioni sugli effetti di quelle che sono le politiche che vengono intraprese. Mi pare anche di capire che
questo strumento consente non soltanto di fare delle analisi, di fare un'analisi comparativa di profili ben definiti internamente a un paese, ma volendo si possono fare anche confronti tra paesi diversi. È anche un metodo, direi, composito, perché ci sono approcci metodologici diversi, tra cui anche il famoso indice Gini, e anche in questo caso ha la caratteristica principale, è quello di essere un open data, easy, documentabile e quindi potenzialmente utilizzabile, ecco, da tutti. Poi chiaramente, insomma, quando si vanno a toccare tematiche molto particolari come quella dei redditi, evasione fiscale, solitamente sono più gli addetti ai lavori che si interessano all'uso di uno strumento così, così importante, così sofisticato, però insomma il fatto stesso che sia accompagnato da una accurata documentazione, ecco, diciamo, lascia la porta aperta a chiunque voglia essere interessato a fare una simulazione o comunque vedere, misurare quelli che sono gli effetti di una politica di governo, una politica locale, una politica nazionale intrapresa. Quindi questo insomma lo trovo estremamente interessante. E a proposito di, grazie davvero del suo intervento, e passerei all'ultimo intervento, e a proposito di sempre di microsimulazioni, introduco il dottor Marco Di Marco di Istat, che ci presenta appunto un modello di microsimulazione statico delle famiglie. E l'intervento tratta del valutare gli effetti di policy sulle famiglie, e lascio a lei la parola, dottor Di Marco, per illustrarci il suo lavoro. Grazie. E anche all'Istat abbiamo un modello di microsimulazione che utilizza dati sulle famiglie per valutare gli effetti d'impatto delle politiche sulle famiglie italiane e poi sintetizzarli in risultati che vengono comunicati o attraverso comunicati stampa oppure in audizioni al Parlamento. E noi siamo intervenuti spesso in passato su argomenti come la povertà, e c'era una forte domanda da parte delle istituzioni di avere una valutazione delle politiche e degli effetti sulla diseguaglianza e sulla povertà. È per questo che nel 2015 abbiamo costruito questo modello di microsimulazione e lo abbiamo chiamato Famimod. E questo modello è il risultato del lavoro di più persone. Colleghi sono Cossu, Paola Tanda e Alberto Violante. I dettagli del modello sono descritti nei particolari in un numero speciale della rivista di statistica ufficiale, numero 2 del 2015. In questo volume potete trovare la descrizione delle singole moduli che il modello usa per simulare le politiche, cioè un lungo elenco di politiche sociali oltre alle imposte e ai contributi sociali sulle famiglie e sui lavoratori. Il modello è un modello statico, cioè un modello che non tiene conto delle reazioni di comportamento delle famiglie e, come ho detto, viene usato normalmente dall'Istituto per fornire consulenza sugli effetti d'impatto delle politiche. E poi più avanti farò vedere un paio di esempi di cosa facciamo, un esempio che riguarda in particolare una politica che è in cantiere da molto tempo, che è l'assegno universale per i figli. Le misure che noi calcoliamo per ogni politica sono i guadagni o le perdite in termini monetari, cioè riusciamo a distinguere quante parte delle famiglie italiane guadagna oppure perde
da una particolare politica. Altre misure riguardano il rischio di povertà, quante famiglie entrano o escono dall'area della povertà relativa per effetto delle politiche, e anche misure di diseguaglianza come l'indice del Gini di cui si parlava in un precedente intervento. Ora, il modello contiene una procedura di nowcasting, che si chiama, che sostanzialmente consiste nell'aggiornamento della normativa dei redditi e di altre variabili al futuro. È possibile cioè calcolare gli effetti futuri delle variabili, delle politiche sotto analisi. Anche i pesi campionari dell'indagine sono ricalibrati tenendo conto dei totali demografici e occupazionali. Il modello nella sua versione iniziale usava soltanto i microdati delle indagini campionarie dell'Istat sui redditi e le condizioni di vita, EUSILC, che è la più utilizzata in Italia dai modelli di microsimulazione italiani. Negli anni più recenti a questa fonte si sono aggiunte tramite record linkage le informazioni della banca dati reddituale, cioè una base informativa del MEF che raccoglie i dati sulle dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti italiani. Con questa integrazione è stato possibile calcolare con maggiore precisione i redditi di lavoro autonomo e soprattutto i redditi della cosiddetta tassazione forfettaria, cioè quella specie di anticipazione della flat tax che costituisce un regime di vantaggio per una parte dei lavoratori autonomi. Per la validazione del modello sono stati utilizzati anche registri amministrativi di fonte INPS, soprattutto per misure di sostegno al reddito nel 2020, l'anno del Covid. Abbiamo usufruito di questa banca dati con i beneficiari di importi del reddito e della pensione di cittadinanza, del reddito di emergenza, l'indennità di 600 o 1000 euro per gli iscritti alle gestioni previdenziali degli autonomi e dei parasubordinati, il bonus per i lavoratori domestici e il bonus cosiddetto bonus babysitter. Con questi dati abbiamo costruito un quadro completo della redistribuzione del reddito in Italia nel 2020, che è stato pubblicato in un comunicato stampa. E nel 2020, sulla base delle stime del modello Famimod dell'Istat, l'intervento pubblico ha determinato una riduzione della diseguaglianza di 14,1 punti percentuali dell'indice di Gini, da un valore di 44,3 punti, misurato sul reddito primario, cioè prima delle tasse e dei trasferimenti, a un valore di 30,2 in termini di reddito disponibile, cioè del reddito che rimane a valle dopo il prelievo fiscale e i trasferimenti. I trasferimenti pensionistici previdenziali, cioè le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, sono la principale misura ridistributiva del sistema italiano. L'importanza degli altri trasferimenti è aumentata significativamente nel 2020, sia per la voce lavoro, come la cassa integrazione guadagni, sia per la famiglia, come il reddito di cittadinanza. A questi flussi si sono aggiunti i trasferimenti straordinari per fronteggiare il Covid-19. Le misure straordinarie implementate nel 2020, che sono cioè il reddito di emergenza, il bonus dei lavoratori autonomi e il bonus golf, hanno contribuito, insieme all'implemento dell'utilizzo di quelle già esistenti, a sostenere i redditi delle famiglie pesantemente condizionati dalla crisi economica, riducendo la disuguaglianza. Rispetto a uno scenario alternativo caratterizzato dall'assenza di tutte le misure citate, e l'indice di Gini si riduce dal 31,8 al 30,2 e il rischio di povertà dal 19,1 al 16,2%.
Le misure straordinarie per il Covid hanno avuto come obiettivo il sostegno al reddito di alcune categorie di individui particolarmente colpite dalla crisi. Le misure per il Covid-19 considerate nelle simulazioni hanno consentito di ridurre il rischio di povertà dei disoccupati di circa 6,9 punti percentuali, di 3,5 punti per gli inattivi e di 2,6 punti per i lavoratori autonomi. L'importo medio annuo del reddito di emergenza è più elevato nel secondo e nel terzo quinto rispetto al primo. Tale risultato significa che sono privilegiati i meno abbienti, i meno ricchi. Tale risultato dipende soprattutto dall'innalzamento della soglia di ISEE considerata per accesso al beneficio. L'importo medio del REM per famiglia beneficiaria è di 2.023 euro. Nel primo quinto si concentra la maggior parte delle famiglie beneficiarie, per le quali il sussidio rappresenta la quota più elevata del reddito familiare disponibile. Con riferimento al bonus per i lavoratori autonomi, designato come misura straordinaria per contrastare la caduta di reddito della categoria, i risultati della simulazione stimano un importo medio per famiglia pari a 1.876 euro. L'importo medio è una quota decrescente rispetto al reddito disponibile, soprattutto nei quinti di reddito medio-basso. La quota più elevata, 19,7% di famiglie, si trova nel quinto più povero. Ora, in attesa della riforma complessiva del welfare, nella seconda metà del 2021 vengono erogate due misure provvisorie dedicate ai figli. L'assegno temporaneo per i figli minori e una maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare per le famiglie con figli. Entrambe le misure risultano progressive rispetto al reddito delle famiglie e determina una lieve riduzione dell'indice di Gini da 30,2 a 29,9, una lievissima riduzione, meno 0,3 punti, che però, come dire, è significativa, indica una sicura riduzione della disuguaglianza. Poi c'è un altro esempio di utilizzo del modello è per politiche future, cioè ancora non adottate, e una di queste politiche è l'assegno universale per i figli nel 22, che doveva partire a gennaio del 22, ma è già stato rinviato a marzo. Noi abbiamo immaginato con il modello un'ipotesi di applicazione. La legge prevede l'introduzione di un assegno unico universale sostitutivo delle detrazioni IRPEF per i figli a carico, degli assegni familiari, del bonus bebè, del premio alla nascita, dell'assegno per le famiglie numerose e dell'assegno ponte che era stato approvato ad agosto. L'età per essere considerati a carico si riduce dai 24 ai 21 anni. Il nuovo assegno verrà ridotto al crescere dell'indicatore della situazione economica equivalente, cioè del reddito e del patrimonio familiari. Il decreto attuativo dovrebbe entrare in vigore entro il 1 marzo 22. Ora, in attesa di conoscere i dettagli del disegno della misura, si può ipotizzare una possibile applicazione dei principi stabiliti dalla legge delega. In questa tabella noi abbiamo immaginato l'andamento dell'assegno dai 180 euro mensili per chi ha meno di 15.000 euro di ISEE, fino a ridursi a 50 euro per chi ha più di 40.000 euro di ISEE. In questa ipotesi di applicazione, le famiglie che percepiscono l'assegno universale per i figli sono circa l'80% delle famiglie con figli e circa il 27% del totale delle famiglie. Non sempre l'assegno universale per i figli costituirà un vantaggio. L'abolizione degli attuali benefici per le famiglie con figli
e la riduzione dell'età per essere considerate come figli a carico penalizza infatti una parte delle famiglie. In particolare, il 56% delle famiglie con figli risulta favorito dalla riforma ipotizzata, avendo un aumento di reddito netto, mentre il 40% risulta danneggiato, cioè ha una diminuzione di reddito netto. È possibile, secondo il testo della legge, che queste famiglie perdenti vengano compensate con una clausola di salvaguardia, cioè con una integrazione dell'assegno universale che compensi esattamente la perdita, la riduzione di reddito che avviene nel passaggio dal vecchio al nuovo regime. In questo caso, il beneficio netto per famiglia beneficiaria è di circa 800 euro l'anno. Senza clausola di salvaguardia sarebbe soltanto di 700 euro in media. Sempre se non si troverà il modo per compensare i perdenti, cioè senza clausola di salvaguardia, le famiglie con figli tutti adulti subiscono in realtà una perdita che è pari in media a 290 euro nel caso delle coppie e a circa 470 euro nel caso dei monogenitori. L'assegno universale per i figli, nell'ipotesi che abbiamo simulato, non altera in modo sostanziale la distribuzione del reddito misurata dai rapporti interquantilici e dall'indice di Gini. Ha risultati positivi in termini di rischio di povertà solo se accompagnata da una clausola di salvaguardia. Grazie per l'attenzione. Grazie, dottor Di Marco, grazie per il suo intervento e grazie per la presentazione che ci ha fatto e direi che anche questo caso era la presentazione di un modello con una procedura now casting che mirava a vedere, a mostrare quelli che erano gli effetti di impatto di policy sulle famiglie, sia sui guadagni o sui rischi di povertà o sulle disuguaglianze. Quindi, diciamo, tornando, diciamo, collegandomi al ritroso alla sua presentazione, ha fatto vedere anche appunto che si può usare questo modello statico, a differenza di un modello dinamico che abbiamo visto prima, dalla dottoressa Bazzoli, anche per valutare future politiche, no? Come quello dell'esempio che avete presentato sulla simulazione sull'assegno universale per i figli nel 2022. Insomma, si possono verificare alcuni effetti sulla base di ipotesi supposte e da quello appunto poi dare un'utile informazione. Diciamo alla governance, insomma, alla politica, insomma, al governo, insomma, a chi si occupa appunto di distribuzione del reddito, conseguentemente. E tra l'altro il tema della povertà e della disuguaglianza è un tema che si ricollega molto a quanto è stato trattato dalla professoressa Laureti, dove ci ha presentato quelle che sono le nuove fonti statistiche sui prezzi, l'importanza di comparazione spaziale dei prezzi al consumo. L'importanza di quindi cioè, la presentazione si è basata sull'importanza di utilizzare nuove fonti di dati e la costruzione di indici spaziali dei prezzi al consumo. E quindi ciò significa che è importante come dire, studiare, presentare metodologie statistiche volte a dare una misura dei differenziali di prezzo anche tra aree geografiche. Quindi anche la capacità di saper misurare differenziali di prezzo tra aree geografiche è importante per una corretta lettura della povertà e delle disuguaglianze. Quindi, grazie a tutti quanti voi per i vostri interventi. Direi che, alla luce di quanto abbiamo ascoltato, potrei dire che in questa sessione, sono stati presentati degli esempi di come poter utilizzare al meglio fonti informative che spesso nascono anche per scopi diversi da un'analisi
o da un progetto, pensiamo ad esempio al progetto del comune che utilizza un patrimonio informativo ingente ai fini di creare un, come dire, un sistema di open data, di informazioni utili alla governance locale, ma altrettanto utile anche alla cittadinanza, quindi agli utenti, così come il lavoro della dottoressa Bazzoli che ci ha presentato un modello di microsimulazione utile per fare analisi comparative su profili diversi interne ai singoli paesi e comparazioni anche tra paesi utilizzando dati a disposizione. Quindi così come il lavoro che abbiamo sentito della professoressa Laureti sulle disuguaglianze e quindi indici dei prezzi al consumo spaziali, e così come anche l'intervento del dottor Di Marco. Direi che se in estrema sintesi dovessi concludere questa sessione, vorrei parlare di capacità di utilizzo appropriato dei dati, non di sfruttamento, ma di massima utilizzazione dell'informazione, del patrimonio informativo che noi abbiamo a disposizione e della capacità di fare, di farli lavorare in maniera sinergica. Questo è importante perché tutto ciò che noi abbiamo a disposizione lo si possa davvero utilmente utilizzare a beneficio del paese e della possibilità di fare valutazioni di politica sia ex ante che ex post. E con questo io concludo, ringrazio tantissimo i relatori per i loro interventi interessantissimi, direi che sono non solo interessanti dal punto di vista dell'idea, ma anche proprio dal fatto che alcuni di questi trovano applicazione nel vero senso della parola, pensiamo ai dati, cioè al progetto di Sindoni, il progetto di microsimulazione di Istat, lo stesso di Euromod, il lavoro che sta portando avanti come progetto la professoressa Laureti, sono tutti contributi di grande valore, direi, e di grande testimonianza di come gli statistici sono capaci di saper utilizzare al meglio i dati a disposizione che abbiamo a disposizione, che possono nascere anche per scopi diversi dalle nostre ricerche, dai nostri scopi. E quindi direi che se è possibile da parte della regia inquadrare tutti quanti noi per un saluto conclusivo. Non so se qualcuno vuole intervenire, abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione. E vi saluto tutti, saluto anche i partecipanti che seguono la nostra sessione e arrivederci al prossimo convegno, al prossimo incontro. Grazie.